chiunque entra in campo riesce ad essere determinante. Noi abbiamo questa fortuna e dobbiamo tenere stretta di avere un bel gruppo unito, solido e compatto, ci vogliamo tutti bene, rispettiamo tutti, ci rispettiamo l'un l'altro e dobbiamo continuare ad andare su questa strada se vogliamo fare grandi cose. Dopo la vittoria di Napoli, oggi un'altra vittoria importantissima contro una delle big del campionato e sabato andremo a riaffrontare nuovamente la Roma. Che partita ti aspetti, anche pensando a una reazione dei giallorossi? Sicuramente avranno una reazione perché giochiamo contro una squadra più forte una delle 3-4 più forti del campionato nostro, quindi non stiamo parlando di una squadretta, ma noi dovremmo esserci soprattutto con la testa e non mollare mai rispetto a quello che abbiamo dato oggi, così forse potremo portare qualcos'altro a casa. Io fare un gol di testa non l'avevo visto mai, neanche alla play io faccio gol di testa con il mio giocatore. Il gol mi ha riasserenato e mi ha ridato la mia fiducia e spero di portarla avanti. Sicuramente abbiamo, io e Claudio, un ricordo bellissimo di 5 anni fa, però oggi era un'altra partita e sono contento di averne fatto parte attivamente. Ero molto amareggiato di aver saltato la sfida a Napoli nel nuovo stadio di Armando Maradona, tra cui è uno stadio che mi ricorda tante cose. Da bambino ci avevo fatto il raccattapalle, quindi sono molto legato e quindi sono contento di questa cosa.